No, però io dico una cosa, che il rapporto proprio al movimento dello spirito obiettivo, cioè dello spirito oggettivo, c'è un fattore secondo me importantissimo, che cioè io credo che in linea di massima cioè l'emergere delle contraddizioni e il loro diciamo manifestarsi nella coscienza, cioè non è un fatto, quella cosa di universale immediato che scoppia con una nuova scintilla, ma è proprio, cioè come definiva Hegel, c'è lo spirito del tempo che deve necessariamente passare il travaglio del concetto, e quindi c'è popoli e popoli in un certo qual modo dovranno, cioè questa è l'impressione che ho io, cioè dovranno affrontare, combattere e soffrire sulla propria pelle delle contraddizioni che cioè ancora non hanno preso corpo, cioè ancora non sono giunte alla coscienza, poi non si sa neanche se questo accadrà. Cioè, voglio dire, oggi ci troviamo in una situazione tale per cui anche l'accumulazione del profitto poi determina il fatto che negli stati in cui il profitto è accumulato e poi le briciole vengono date, e non sono briciole non consistenti, perché per esempio negli Stati Uniti, questa è la grossa mistificazione della sinistra, c'è il sussidio di disoccupazione, cioè gli stati non è che sono tanto fregnoni da cioè, fare una politica universalmente imperialisti, ma stanno attentissimi alle condizioni politiche e questo in Inghilterra, però questo appunto è un problema politico, è un problema a livello politico. Sì, sì. No? Perché questo da una parte è evidente, no? Quello che dice è perfettamente vero, è chiaro che la rivoluzione che non può essere che internazionale, questo è del tutto chiaro, è chiaro che però quello della rivoluzione internazionale è un'epoca storica. Infatti, cioè, non lo dobbiamo pensare che mai come un momento. Che tutti gli stati. Appunto, come un processo complicato in cui poi si cominciano a percepire i segni, per esempio, di una ripresa o comunque di un cambiamento dello stato delle cose, dal manifestarsi particolare degli eventi. Cioè, noi dobbiamo dimenticarci che nel 1989 è cambiato l'ordine del mondo. Probabilmente cioè, il processo è iniziato negli anni 70, però effettivamente la distruzione del mondo bipolare nel 53, la distruzione effettiva della situazione bipolare è stata nel 1989, no? E da lì cioè, si è accelerato il processo di internazionalizzazione dei mercati. Cioè, fin tanto ci sono stati che non prendono i soldi del Fondo Monetario Internazionale e che sono almeno potenzialmente in grado di gestire una politica autonoma, il capitalismo come sistema, diciamo, di colonialismo, trova dei limiti obiettivi, quindi cioè, i processi non è che se in Russia c'era lo stalinismo, quindi... Beh no, nel momento in cui si lanciò lo Sputnik, in quel momento ebbero una paura fottuta di aver perso la gara. Sì. Infatti cominciarono affannosamente a rincorrere la sfida spaziale, l'hanno vinta, ma hanno dovuto soffrire per alcuni anni, perché la gente ha detto che non definitivamente. No, sì, no, io infatti cioè, volevo dire che il processo è molto... Però, per qualche momento di paura ce l'hanno avuto. Ce l'hanno avuto grosso. Poca, ottimismo. C'è una situazione un po' di disordine in tutti i continenti, non è che noi adesso abbiamo così accentrato anche negativamente diciamo l'attenzione sulla parte orientale dell'Europa, però ci sono dei segnali che vengono da India e Pakistan, segnali nell'estremo sud-est asiatico. Sembra che questa notte sia stato abbattuto un cargo sudcoreano. Ci sono dei segnali, voglio dire, in diverse parti, e voglio dire, poi l'attacco a quello che è ancora in piedi dei sistemi socialisti si concretizza e apre anche altre contraddizioni con dei paesi che non sono socialisti ma che comunque rappresentano delle... Quando parliamo dell'India sono 1 miliardo di uomini, insomma, no? Mi sta venendo in mente un episodio, io ero scritto al PSI e ci staccammo nel 64 secondo la PSU, il primo governo di centro-sinistra secondo la PSU.
andarono in Russia vecchietti e valori a chiedere soldi per questo partito, per non lasciare isolato il PC a sinistra, no? Non so, un collaboratore di Bresner gli mise davanti un quaderno di quelli con la copertina nera, ci raccontava il particolare, in cui c'erano richieste di tutti gli stati, terzo, quarto mondo, dice, io dovrei preferire voi a tutta questa gente, che avevano, erano assillati, erano richiesti di denaro, di contributi, di non so, merci, eccetera. Quindi si è trovato ad operare anche in queste condizioni. È chiaro che la prima cosa è accelerata, no? Con la canuscia. Eh sì, perché questo poi è un... Ha pubblicato un lavoro di Losur domani, questo è un aspetto fondamentale. Sì, c'è pure un articolo sulla stampa. Sì. A me interessava anche la questione, che cioè più attinente diciamo, direttamente al testo, del passaggio dal valore d'uso, quindi da un'economia concreta, basata sostanzialmente sui bisogni, al valore di scambio, cioè alla determinazione anche scientifica, quantitativa soprattutto, di un cioè, valore universale che mette in relazione le varie mercanti. Quindi c'è cioè, in un passaggio storico che in alcune zone è durato secoli, in altre zone cioè, si è prodotto un'accelerazione mostruosa. Comunque cioè, crea questo stato per cui cioè, il